La festa della Fidelis approda in comune dove il sindaco di Andria ha voluto celebrare la promozione del sodalizio biancazzurro in Serie D. 2 giorni dopo la finale nazionale d'eccellenza, il primo cittadino andriese Nicola Giorgino ha incontrato presidente, staff tecnico e calciatori dell'Andria nell'aula consiliare. È una vittoria innanzitutto della società, dei calciatori della squadra che hanno assunto un impegno l'anno scorso dopo un periodo abbastanza travagliato che ha portato a risultati sportivi eccellenti. La città, come al solito, ha accompagnato questo percorso recuperando fiducia, accompagnando anche con la presenza di un pubblico che è sempre stato all'altezza delle aspettative durante tutto il campionato e con la conclusione dell'ultima giornata che ha veramente visto una partecipazione massiccia. Alla società andriese è stata consegnata una targa per suggellare la promozione dall'eccellenza in Serie D. L'auspicio del sindaco Nicola Giorgino è che altri imprenditori si affianchino all'attuale compagine societaria per far tornare presto la Fidelis nel calcio professionistico. Io credo che questa è la dimostrazione che Andria meriti palcoscenici importanti. È chiaro che il momento è difficile da un punto di vista generale, però è altrettanto evidente l'appello che faccio a tutti quanti di sentirsi partecipe di un progetto di crescita, perché questo meraviglioso pubblico credo che meriti ben altri palcoscenici. È chiaro che non lo si può affidare il tutto alla responsabilità di pochi, ci vuole una responsabilità condivisa e questo appartiene alla condivisione di tutta la città, ma soprattutto di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della società sportiva dell'Andria e della Fidelis Andria.